prese laterali alte comportano un posizionamento del portiere in modo tale che abbia delle percezioni a un'ampiezza massimale. Considerato che il campo visivo è all'incirca di 160 gradi, il corpo del portiere deve non necessariamente essere rivolto solo ed esclusivamente verso la palla, ma avere proprio un'ampiezza che, partendo dall'arto, diciamo così, vicino, se un cross è da destra, quindi là l'arto destro rivolto verso la palla, l'arto sinistro sarà allargato all'ampiezza di 160 gradi, pertanto il suo campo visivo dovrà essere ottimale. Il portiere potrà sia percepire quello che è il movimento della palla, sia che quello che è il movimento degli avversari o dei compagni all'interno di questo campo visivo. Com'è che il ragazzo dovrà effettuare i primi spostamenti? Una volta percepito attraverso gli organi sensoriali della vista la palla in moto, cosa dovrà effettuare? Dovrà subito cercare di elaborare quelli che sono gli stimoli visivi e pertanto effettuare uno spostamento in un primo momento rapido e poi negli ultimi passi veloce verso quello che è l'obiettivo, ovvero sia la presa alta. Con palle che giungono dalla destra del portiere, l'arco di stacco sarà il destro, pertanto la gamba flessa verso l'alto sarà la sinistra. Tale arto servirà al portiere per proteggersi da eventuali contatti con gli avversari. Oltre che lateralmente, chiaramente il portiere deve effettuare delle uscite anche in un'altra angolazione e pertanto, oltre che laterale, ci saranno le uscite frontali o alte sul lato. In questo caso chiaramente l'atteggiamento del portiere sarà sempre rivolto con un ampio campo visivo dell'ampiezza di 160 gradi e quindi anche il suo posizionamento del corpo e dei piedi sarà rivolto in questo senso. Esaminiamo ora alcuni contenuti sulla tecnica della parata bassa. Il portiere, dalla posizione emergente di attesa, effettuerà uno spostamento dell'arto inferiore sulla traiettoria della palla protraendo gli arti verso la palla. È chiaro che oltre che il corpo e le braccia, anche le mani assumeranno una posizione di ricezione, pertanto non dovranno avere i polsi rivolti verso la palla, ma dovranno avere in particolar modo il palmo della mano rivolto verso la palla, in modo da favorire quello che è la presa. Dalle posizioni centrali si possono effettuare poi anche le posizionamento da palla laterale. In questo caso il portiere, ricercando la posizione di migliore attesa, partendo dalla linea centrale della porta, arriverà sulla posizione mediana. In questo caso poi effettuerà la parata con la stessa tecnica della parata centrale. La tecnica della parata a mezza altezza prevede lo spostamento, anche in questo caso, sia dell'arto inferiore che del busto nella direzione della palla, con protrazione delle braccia verso la traiettoria della palla. Una volta arrivati al contatto della palla, si effettuerà la presa in modo che la palla rimanga all'interno di quella che è la nicchia della palmo della mano e delle dita, favorita dalla nicchia del palmo della mano e delle dita, verrà accompagnata a terra. La parata può essere una parata semplice con un solo spostamento oppure con più spostamenti. Si tende in particolar modo a effettuare uno spostamento laterale favorendo non molto l'incrocio del passo, ma uno spostamento gamba-piede-gamba della stessa direzione, in modo tale che in questo caso spostando il piede destro, sinistro e destro in orizzontale, in laterale, la parata diventi più facilitata. Considerato che ultimamente il portiere deve sviluppare anche l'aspetto podalico, necessario è anche cercare di migliorare quelle che sono le qualità tecniche del ragazzo, non solamente nell'aspetto, diciamo, manuale, ma anche quello, appunto, come dicevamo prima, podalico. Quindi il ragazzo deve abituarsi a lavorare bene con i piedi ed effettuare quelle che sono, appunto, le ripartenze in modo corretto.